le persone iscritte a Facebook, secondo me, vogliono diventare famose. Chi è iscritto a Facebook in genere di solito è un personaggio che può essere o femminile o maschile, che per così dire vorrebbe diventare famoso oppure famosa. Questa è la mia opinione, tengo a specificarlo, non ce l'ho contro nessuno, lo specifico fin d'ora, ma secondo me, ripeto, che nella mente di moltissimi iscritti o iscritte di Facebook c'è l'idea, il principio di volere diventare famosi. E da cosa si vede, da cosa si capisce tutto ciò? Dal fatto che si pubblicano molte foto in compagnia di altri, molte immagini che in qualche modo, in qualche maniera, vengono portate alla ribalta, vengono pubblicate di massa ogni giorno oppure ogni estate. Ci si crede in qualche maniera importanti, ci si crede in qualche maniera utili, ci si crede in qualche maniera dei VIP, ma in realtà VIP non siamo, nessuno è VIP se non nella propria testa, perché vi ricordo e ti ricordo che siamo tutti esseri umani, non c'è persona di serie A o persona di serie B, oppure ancora persona di serie C. Tutte le persone hanno caratteristiche importanti e ogni persona, secondo me, è preziosa per quanto riguarda la sua personalità. Il fatto di essere persone che abbiamo un cervello e soprattutto che ci reputiamo famose è una cosa che io considero sbagliata, perché ripeto nuovamente che la fama, la popolarità, una persona ce l'ha solo se effettivamente riesce a crearsela, ma se una persona pubblica delle foto su Facebook non è quello essere VIP oppure reputarsi preziosi. Il fatto di essere importanti dipende dalla testa di una persona, dal cervello di una persona, ma ti ricordo che sei prezioso solo verso te stesso, verso te stessa, perché alla fine lì sotto, e quando parlo di lì sotto intendo dentro ad una cassa da morto, ci finiremo tutti, tu che mi stai ascoltando, io e tutti gli altri componenti di questo pianeta, la Terra. Ed è quindi inutile starsi lì a fossilizzare, stare lì ad avere paura, eccetera, eccetera, oppure stare lì a dire io sono un VIP, io sono un personaggio famoso, io sono un personaggio noto, perché dal mio punto di vista nessuno lo è, lo stesso per esempio Silvio Berlusconi, che è probabilmente l'uomo più conosciuto del mondo, ma anche d'Italia soprattutto, non può dirsi io sono un VIP, anche perché lui stesso morirà come me, come te e come tutti gli altri esseri viventi del pianeta Terra. E quindi dico però che c'è questa voglia di diventare famosi da parte di quelle persone che stanno su Facebook, non si capisce questo da cosa, appunto interrogativo, molto semplice, da tutte le foto che vengono pubblicate di massa ogni giorno nei diversi profili nei social network, in particolare su Facebook. Persone che caricano a manetta queste foto al mare, in spiaggia con gli amici e con le amiche, pensando di essere famose, pensando di voler diventare famose. In realtà famose non lo sono e probabilmente non lo saranno proprio mai. Comunque non è un male pensare di essere famosi oppure darsi una certa importanza, perché la vita alla fine, per come si presenta, deve essere apprezzata, deve essere tutelata, deve essere garantita a tutte quelle persone che sono venute al mondo, sono per l'appunto nate. Il video termina qua, questa è la mia verità personale dei fatti, questa è la mia realtà, secondo la mia opinione, il video termina qua, ripeto, iscrivetevi, mi raccomando, commentate, cordialissimi saluti a voi tutti e buona giornata o buona serata.